Ciao a tutti, benvenuti o bentornati, a seconda che voi abbiate già scoperto questo canale, quindi bentornati. E se invece è la prima volta, spero che vi troverete bene, spero che qualche messaggio, qualche intuizione, qualche spunto di riflessione lo riusciate a trarre da questo dialogo che tra poco instaureremo, anche se in maniera un po' virtuale e se a distanza. E vi ringrazio sempre per i like, per i commenti, le iscrizioni al canale. L'interruzione, piccolo problema tecnico con il cavalletto che sorregge il cellulare. E vi stavo dicendo, ho scelto finalmente diciamo, l'estetica, quindi il contenitore per il sito e ora mi impegnerò a riempirlo di contenuti e informazioni e cercherò di renderlo attivo quanto prima. La mia idea è cercare di realizzare un calendario virtuale a cui potete accedere per prenotare quello che vi interessa e grazie al quale potete rendervi conto delle disponibilità. Perché è ovvio che io mi rendo conto guardando la casella di posta elettronica, però voi potete magari immaginare che io non so, non stia prendendo in considerazione una vostra richiesta, non è così, sono veramente tantissime. E prima di iniziare vi voglio mostrare alcuni mazzi di tarocchi, quelli che ho utilizzato maggiormente in questo periodo perché ho ricevuto una richiesta da una ragazza, tra i commenti voleva conoscere il nome. Quelli che sto usando maggiormente sono questo mazzetto qua che io trovo veramente fantastico. Ve lo faccio vedere. Poi le carte del Transurfing. Scusatemi se le tengo con un elastico, ma non hanno una scatolina. Gliene dobbiamo trovare una quanto prima. L'oracolo della Sibilla, questo qui. Le Soul Cards, molto carine. E di queste ce ne sono due mazzi, il volume 1 e il volume 2. Poi ci sono le carte del Karma, che sono quelle arancioni molto alte. Faccio vedere dal lato per farvi capire. E anche queste sono carte che sto utilizzando in questo periodo. Però per l'interattivo di oggi utilizzerò le carte di Osho e un mazzetto di carte molto psichedelico e carino che si chiama, lo dico subito, Music Karma Tarot. Poi vi faccio vedere il retro dei mazzetti. Fatta questa precisazione, potremmo, secondo me, iniziare col porre la domanda. Oggi andiamo a chiedere le carte. Vi formulo la domanda generale e poi cerchiamo di declinarla. Questo malessere a cosa è dovuto? Quindi in questa stesura noi non andiamo a chiedere la soluzione, ma a cercare di individuare le cause di un malessere che può essere il vostro o quello di un'altra persona. Quindi prima di scegliere la variante, visualizzate bene dentro di voi la situazione, se è un malessere inerente a voi o a un'altra persona. Ovviamente non dovete dare un nome, cioè se avete un nome sapete che è uno stato d'ansia, di depressione o attacchi di panico, voi potete focalizzare ancora meglio la domanda nella visualizzazione che fate. Se invece è un malessere vago, ecco, lasciatevi aperti a sentire ciò che le carte dicono e cercate di capire se la cosa risuona dentro di voi, in modo da vedere se questa lettura può darvi una chiave di volta per venire fuori da quel malessere, o quantomeno per riuscire a circoscriverlo e a poterlo affrontare. Successivamente farò a breve un altro interattivo dove andremo a chiedere quali soluzioni o che atteggiamento adottare per venire fuori da questa situazione. Scegliete la variante, prendetevi tutto il tempo necessario, se serve stoppate il video, io direi di iniziare. Iniziamo con la variante rossa. Eccola qui. Vediamo un po'. Faccio vedere il retro del mazzetto di carte, il Karma Music Tarot, molto carine. Allora, abbiamo una persona che si sente sotto attacco, si sente braccata, si sente trattata come un oggetto. Questa persona si sente come in questa carta, sotto osservazione, da persone però che non sono empatiche umane.
È come se fosse stata presa come un sacco, come un oggetto appunto, prelevata anche a livello molto astratto, a livello di rapporti umani, e messa lì su un gelido lettino con una luce puntata contro, con delle persone che gli fanno il terzo grado su tutto, e lei non sa come scappare perché un po' è immobile in quanto spaventata e in quanto si trova in una situazione che non riesce a comprendere, e un po' perché è come se queste persone fossero dotate dell'autorità per potersi comportare nei suoi confronti in questo modo. Allora, o si tratta di un malessere veramente fisico, psicologico, per cui questa persona che soffre tanto è stata presa, non so, parliamo di una ragazza, dai genitori e portata allo psicologo per forza. E poi magari lo psicologo l'ha mandata allo psichiatra. Lo psichiatra le ha dato dei farmaci quando lei semplicemente aveva un moto dell'anima, una richiesta di percorso interiore, di ascolto, di dialogo, di conoscenza di sé e non di medicine. Cioè, questa persona ha visto banalizzare dagli altri il suo problema interiore ed è letteralmente atterrita e in questo momento non sa che fare, sente semplicemente di subire e non ha la forza per agire a questa cosa, non riesce ad alzarsi da questo lettino e ad andarsene ed è molto spaventata. Questa carta fa trasparire, trasmette un senso di gelido, di freddo, di asettico, comunque un qualcosa che non prende in considerazione minimamente la sua anima, la sua sensibilità. Qui potremmo avere anche un grande artista, una persona eclettica, o potremmo avere a che fare con qualcuno fortemente sensitivo. Magari molto bravo se avesse la possibilità anche lui, questa persona, lei, di leggere le carte o di praticare delle scienze esoteriche. Però vive in un contesto dove queste cose vengono banalizzate ed è sotto processo. Cioè, questa persona viene fatta passare per stramba, strana, problematica. E invece no, questa è una persona che ha mantenuto vivo dentro di sé il suo bambino interiore. Guardate com'è la situazione. Questo è quello che gli altri vedono di lei e come vorrebbero risolvere il suo malessere. Lo vogliono banalizzare, lo vogliono passare sotto la lente della ragione. Qui invece abbiamo a che fare con una interiorità profonda, con abissi che non sono abissi brutti. Qui c'è un bambino, c'è la creatività, c'è l'artista, c'è l'innocenza, c'è lo stupore, ecco, di un'anima. Di un'anima piena di meraviglia e di passione, che però non è compresa. Questa persona è stata banalizzata come si fa con i bambini quando il bambino ti fa una richiesta, gli adulti non ascoltano e vogliono semplicemente rispondere con una stupidaggine tanto per mettere a tacere il bambino. Ma forse perché spesso i bambini fanno delle domande e pongono agli adulti delle domande a cui gli adulti non sanno rispondere, perché i bambini hanno quella lucidità di centrare il bersaglio e di mettere a nudo gli adulti, di metterli davanti alla loro responsabilità che gli adulti non vogliono vedere e vogliono risolvere così. Risolviamo il problema così. Questa persona sta soffrendo molto e soffre tanto, non è una sofferenza vecchia, questa è una sofferenza viva e costante perché ciò che viene messo sotto giudizio è la sua personalità. In toto, non un atteggiamento particolare. Qui sta sbocciando un'anima che avrebbe probabilmente bisogno di un percorso iniziati con tempo. Quando si presentavano dei problemi del genere, cioè la persona sentiva dentro di sé nascere delle domande, vita, morte, cioè domande profonde. Due erano i percorsi, la religione e la filosofia. Entrambe queste possibilità permettevano dei percorsi più approfonditi, appunto iniziatici, dedicati a chi avrebbe fatto poi una sorta di, diciamo, non carriera, però un'ascesa, un percorso che avrebbe portato ad un crescendo, all'acquisizione di nozioni molto importanti, utili ad evolvere. Oggigiorno questa cosa non viene più presa in considerazione, si banalizza tutto, viviamo il metodo scientifico, quello banale del prendi, taglia, sostituisci, dell'usa e getta. E le persone dotate di un minimo di sensibilità soffrono e finiscono con l'impazzire. Infatti, la condizione della sua interiorità adesso è così. Io credo che questa persona veramente, a questa persona siano stati dati dei medicinali, anche leggeri, però qui c'è una dipendenza. O questa persona si sta consolando
avvelenando il proprio corpo, le sigarette, l'alcol, qualcosa che le fa male, però quel dolore le dà la sensazione di essere comunque viva, visto che per il resto questa persona viene banalizzata da tutti e soprattutto è confusa. C'è la luna, che può essere l'intuizione, ma anche la visione offuscata, confusa, della luce riflessa, non la sua luce. E è come se fosse dilaniata dentro di sé da questo scenario. Vedete che è uno scenario molto duro. Scusatemi se è un po' scuro, ma il sole ha deciso di allontanarsi. E come potete guardare, c'è una situazione di profondo malessere e di confusione. E io spero in realtà che questa persona, se ha la possibilità di farlo e sente che è così, cerchi di intraprendere un altro tipo di percorso, di liberarsi delle medicine, anche degli psicofarmaci se ci sono, anche degli antidepressivi, anche di quel qualcosa che serve per dormire, perché altrimenti non dormirebbe. Bisogna iniziare un lavoro interiore, lento, difficile, ma almeno non è un lavoro che ti avvelena l'anima, perché le medicine servono solo per mettere a tacere, ma quella domanda che dentro di te, quel malessere che c'è, non scompare. Il malessere scompare solo quando lo riesci a guardare negli occhi e riesci a dargli un nome. Solo in quel momento appare in quello che è, lo puoi gestire e può finalmente sparire. Oppure diventa un tuo compagno di viaggio, ma lo puoi prendere per mano. Andiamo a vedere. C'è bisogno di una rinascita. Vedete, questa è una persona adesso che si sente svuotata. Abbiamo l'anfora che sta perdendo, c'è il fiore di loto, questa è l'anima di questa persona, le sta letteralmente sfuggendo dalle labbra. Interrompo un attimo che voglio accendere la luce perché mi sembra veramente buio, perdonatemi. Riprendiamo allora, vedete tutti i sentimenti, quest'anfora che sta disperdendo la sua energia, il fiore di loto, questa è un'anima profonda, io ve lo confermo. È un'anima antica, solo che non ha trovato ancora la sua dottrina, il suo maestro, il cammino da seguire. Oppure è stata impossibilitata da qualcuno che ha avuto l'autorità, potrebbero essere appunto i genitori o la famiglia, non lo so. È stata impossibilitata. Quest'anima è così, è meravigliosa. E le sta letteralmente sfuggendo di bocca in un grido sordo, perché è un grido che non ha voce. È un grido che passa dagli occhi più che dalla bocca, dal suo sguardo triste e quasi disperato, perché io credo che questa persona si senta profondamente sola e abbandonata, non veda una via d'uscita e questa è la cosa peggiore, perché quando riesci a vedere la via d'uscita, speri sempre che comunque il contesto cambierà e hai la forza per sopravvivere. Questa è una persona che si sta lasciando andare e io prego questa persona veramente di concedersi questa possibilità. Vai in una libreria, acquista un libro, puoi prendere anche Osho, che è il più commerciale, non per questo non è importante quello che lui dice. Vai in una libreria esoterica, se volete io ve le indico, l'ho già scritto nei commenti, ce ne sono un paio a Roma bellissime, via Merulana, alla libreria di Rotondi, alla libreria delle occasioni, è stata la mia prima libreria a Roma, dove ho trovato il mio di maestro. E poi c'è la ASEQ. ASEQ, che trovate sempre a Roma, c'è un patrimonio immenso di testi, tarocchi e lì veramente potete trovare la vostra via. Questa persona deve riuscire a liberarsi dall'oppressione che è intorno a sé. A questa, vedete, recupero la carta. Quest'oppressione sta puntando sul, diciamo, nutrire l'aspetto materiale di questa persona, focalizzare l'attenzione su quello, sulla terra e non sullo spirito. Però vi faccio un'osservazione: nel momento in cui moriremo, perché capiterà ovviamente, come è già capitato miliardi di volte prima della nostra rinascita, il nostro corpo si sfalda, cioè ciò che è ferro va col ferro, il calcio va col calcio, l'acqua con l'acqua, eccetera. Quello che sopravvive è questo soffio vitale, è l'anima. Noi dobbiamo nutrire questo che dà forma alla materia, non il contrario. Non è importante il vaso, è importante il contenuto, che voi possediate un vaso d'oro vuoto. In un deserto non ci fate niente. Immaginate un vaso di terracotta pieno d'acqua, che valore ha? E andiamo avanti. Sì,
Lo confermo, questa persona vaga, solitaria nella sua vita ed è molto eccentrica. Eccentrica può sembrare veramente bizzarra, ma è il suo tentativo di sopravvivere. La creatività che ha interiormente e che viene completamente uccisa dal contesto in cui si trova. Guardate questo albero che ha l'aspetto quasi di un cervo, lo scheletro di un cervo. Intorno a sé c'è solo arido deserto. E anche perché sta perdendo e disperdendo i suoi sentimenti, la sua energia vitale. Questa persona sicuramente è stata etichettata tante volte come strana, viene magari anche lasciata spesso da sola e un po' da sola deve starci per cercare di sopravvivere. E sta vagando veramente in maniera, come dire, triste, e a me dispiace perché questa è un'anima imprigionata nella convenzione. Sarebbe bastato avere, per dire, come capita sempre, la nonna, quella saggia, quella che sembra un po' la fattucchiera buona, che ti capisce più di tua madre e tuo padre. Questa persona magari non ha avuto questa figura di riferimento, deve trovare il maestro prima di tutto dentro di sé e poi deve trovare una via all'esterno. Può essere un qualsiasi percorso, ma che risuoni con lei, perché parliamoci chiaro. Ogni percorso, dal buddismo alla religione cattolica, qualsiasi cosa, una filosofia, un orientamento, una ricerca indipendente, sono tutte giuste se sono adatte a noi, perché sono solo dei linguaggi differenti con cui l'umanità si è spiegata l'aspetto spirituale dell'esistenza. Io non capisco quando a volte parlando con amici buddisti piuttosto che altre cose, se la prendono, se uno va a dire loro semplicemente che la loro verità è una delle tante verità, un modo di dire la verità, non quella più giusta. Il settarismo fa male, noi siamo una grande comunità, scusatemi, e siamo tutti fratelli e sorelle. Si può approfondire a livello energetico, le differenze ci sono, ma nel profondo siamo tutti uniti e tutti collegati. Ecco, questa persona deve trovare la sua via. Perché al momento è così, è ferma, è inerte. Vediamo un po' cosa ci consigliano i tarocchi di Osho. Che tipo di cambiamento, anche se noi non vogliamo trovare la soluzione. Vediamo quale elemento in più ci danno e poi faremo l'interattivo per cercare le soluzioni. Lasciarsi andare. Questo sicuramente ha a che fare con il suo stato d'animo. Guardate cosa sboccia dai sentimenti, da quest'acqua. Guardate, sembra una lacrima che è caduta in questo lago. E poi guardate, vi faccio notare un'altra cosa dell'elemento acqua. Guardate quest'anima in pena che guarda non il sole ma la luna e si ricollega al tutto con questa carta uscita prima. L'avevamo detto, sta guardando in maniera spasmodica verso un'immagine che però è anche un po' ingannevole. Questa persona che cerca questa acqua, quest'anima che sta disperdendo. Vedete? Questa è la situazione della brocca capovolta che sta perdendo e di lei che in fondo, nonostante tutto, va alla ricerca. Con la sua brocca in mano, eppure circondata in parte da. Sembra dell'acqua, ma non è acqua, sembra un'acqua arida. Questa è la cosa terribile. E lei, infatti, questo deve fare. Deve riuscire a lasciarsi andare, cioè, se posso usare parole banali ma dirette, te che ti ritrovi in questa stesura, fregatene. Riconosci che prima di dare dignità agli altri, la devi dare a te stessa. Se tu non dai a te la possibilità di esistere, non puoi concederla agli altri. Non ti fare zerbino o tappetino per gli altri, innanzitutto salva la tua resistenza, perché se tu muori dentro, non sarai utile a nessuno. Sarai un sepolcro vuoto che va in giro. Recupera questo. Guardati, tu sei questa meraviglia qui. Recupera la tua anima. Il fiore di loto deve sbocciare. Iniziamo dalle foglie, dai sentimenti. E se hai necessità, piangi, perché piangere è sempre meglio che rimanere così. Questo è il terrore che non fa uscire neanche le lacrime, dell'urlo che non proferisce parola. Ti devi aprire e la carta lo conferma. Qui c'è un percorso da compiere. Cerca l'immagine dell'albero delle sefire. Guarda un po' come funzionano le varie vite, le varie incarnazioni. Controlla i vari chakra. Informati su come fa sbocciare quello della corona. Tu devi ristabilire il contatto dentro di te e ti devi disintossicare o dalle chiacchiere che ti hanno detto o dalle medicine che ti hanno dato.
sempre in maniera gestita, perché se comunque quelle sostanze le hai prese non puoi smettere da un momento all'altro. Ma dai ascolto ai tuoi sentimenti e se non lo fanno gli altri, fallo tu. Devi vivere momento per momento, ma lo devi fare con la leggerezza di questo personaggio. Devi attraversare i colori della tua anima. Tu devi esistere, ti devi alzare da questo lettino per vincere il tuo malessere. Vattene in giro anche sembrando un matto, però cerca di essere un matto non più disperato. Sii gioioso e leggero sulla vita e se ti vogliono matto, faglielo credere. Non lasciarti immobilizzare dalle opinioni che gli altri hanno di te. Concediti di vivere e di sopravvivere. Devi essere tu a proteggerti, come prima forma di protezione. Tutto deve partire da te, anche perché lo abbiamo visto dalle carte, il contesto che ti circonda, ahimè, non è dei migliori per quanto riguarda questi argomenti. Spiritualità, anima e tutto il resto. Manderemo adesso un ultimo messaggio a questa variante utilizzando dei tarocchi bellissimi, i vecchi tarocchi italiani. Vi faccio solo vedere un po' come sono i disegni meravigliosi. Ora li mischiamo, visto che i mazzetti sono quasi sempre pronti. Questo lo voglio scegliere sul momento. Sotto quale energia deve avvenire il dialogo con il tuo malessere? Eccoti qua, lo vedi? È confermato. Al momento sei un appeso, sei un sacrificato, ma a volte un sacrificio volontario perché pensi di non poterti liberare come da quel lettino. Così come da quel lettino tu ti puoi alzare con le tue gambe, con tutta la fatica del caso, anche se spossata. Qui hai una gamba libera, le mani dietro la schiena probabilmente libere. Sciogli i lacci. Non avere paura, è ovvio che quando cercherai di rivedere la situazione, quindi di capovolgere il punto di vista e iniziare a camminare sulle tue gambe, ti sentirai spossata perché il sangue ti è andato alla testa. Non avrai una visione chiara, ma lo devi fare tu. Guarda che differenza tra lo stare così e il tornare in una posizione di, guarda, sembra che stia camminando in maniera molto leggera, molto tranquilla. Quindi il mio consiglio è questo. Ti prego, cerca di liberarti. Inizia interiormente, poi la situazione esteriore si sistema da sé pian piano, perché il contesto viene attirato e creato in base all'energia che noi emaniamo. Variante gialla, vediamo un po' che tipo di malessere abbiamo in questo caso. Qui abbiamo una persona che si sente profondamente sola. È una persona molto molto sensibile, in questo momento anche troppo, o meglio. Lo è sempre stata e lo sarà sempre, ma è come se la sua sensibilità in questo momento fosse particolarmente infiammata, un pochino dolente. Quindi potrebbe anche risultare scostante e potrebbe anche risultare antipatica agli altri perché si sta difendendo, si è chiusa in questo suo impermeabile. E torniamo alle simbologie, l'impermeabile vi rende impermeabili dall'acqua, dalla pioggia, la pioggia è legata ai sentimenti in quanto acqua, vi siete resi impermeabili ai sentimenti. Cavallo è un animale nobile, ma molto nevrotico a volte per la sua spiccata sensibilità. Probabilmente queste persone hanno una recettività molto forte e percepiscono gli stati d'animo degli altri e spesso li subiscono. Potreste essere persone a cui tutti vengono a confessare i loro problemi e a cui nessuno chiede, per esempio, come va a te? E in questo momento vi siete chiusi. Vi siete chiusi e il vostro malessere maggiore è proprio quello perché per natura voi siete molto aperti di vivere questo contrasto. Infatti voi siete persone molto molto dinamiche, siete delle persone che riescono a gestire l'elemento aria, i sogni, le fantasie, le stelle, l'intuizione, la creatività. Voi siete delle persone artistiche, siete degli artisti, siete dei sognatori, siete dei visionari, ecco. E avete una visione del mondo, anacronistica nel senso positivo, cioè riuscite a prevedere, il futuro, però a volte questo vi fa apparire come delle Cassandre, perché vedere un futuro vuol dire vedere gli aspetti positivi, ma anche gli aspetti negativi di questo futuro.
E forse questo ha fatto sì che tanti venissero da voi a chiedere appunto consiglio, scaricando su di voi i problemi, poi magari prendendo il consiglio e andandosene grazie, arrivederci, senza chiedere nulla a voi. Questo vi ha appesantito perché voi dovete imparare una cosa, a trasformare. Quando voi ricevete il malessere di un altro a livello empatico, non lo dovete prendere, assorbire e lasciare là, dovete diventare dei trasmettitori, anzi no, dei modulatori, o meglio, dei convertitori, dovete convertirlo, dovete prenderlo, trasformarlo e tirarlo fuori in creatività. Questa è la vostra forma espressiva. In questo momento lo state creando. Non lo state creando per come potreste. Vedete, siete in un momento in cui siete veramente, state accusando questa eccessiva presenza e richiesta da parte degli altri. Vi stanno opprimendo e non riuscite a gestirla. Io non so se si riesce a vedere bene il volto di questa donna al centro. Guardate com'è terrorizzata. Quindi voi in realtà, in questo vostro malessere, per sopravvivenza vi state chiudendo. Quello che vorreste in realtà è una bonaria vacanza, ma non la vacanza dal contesto in cui vivete, ma la vacanza da questa pressione. Il malessere che provate in questo momento è una pressione fortissima per le richieste altrui, è uno stress, ecco. Nel vostro caso, in questo momento, c'è una fase veramente forte di stress. E non potete interromperla se non vi allontanate da questo contesto. Finché siete in questo contesto e circondati dalle stesse situazioni, queste continueranno a stressarvi. Perché si vede che siete anche in un momento di debolezza, perché avete accusato il colpo del passato. Dovreste riuscire a ricavare del tempo per voi, ma al momento non è possibile. Probabilmente voi siete costretti anche a vivere in città. Vivete anche in un luogo stressante. Voi vorreste poter fuggire, ma non potendo fuggire vorreste apparire come persone strane, non desiderabili, di quelle che a volte vengono anche lasciate in un angolo perché sembrano bizzarre. E guardate qui le ragnatele, quasi a fare la muffa, come si suol dire. Voi quello che sentite dentro è la necessità di staccare. Ma non riuscite a farlo e quindi la situazione stressante perdura. Io non so, poi datemi voi delle conferme da queste stesure. Io riesco sempre a capire meglio, poi mi tornano anche in mente le simbologie dopo che mi avete dato degli elementi. Sono stesure generali, però per questa seconda stesura sicuramente questo malessere è non vostro. Diciamo a livello di karma, cioè non è tanto una lezione del passato che si impone con un contesto difficile per farvi imparare qualcosa, ma è una condizione dalla quale potreste liberarvi se riusciste a cambiare qualcosa della vostra vita. Quindi o concedervi veramente una vacanza o finalmente parlare, cioè voi dovete togliervi la mano davanti alla bocca e dovete dire chiaramente alle persone che vi circondano che non possono pretendere continuamente da voi. Perché il punto è questo: probabilmente siete particolarmente forti e sicure come persone che loro non si rendono conto di essere un peso. E poi se io vengo da te e ti racconto i miei problemi, ma poiché tu sei una persona fedele e leale, non mi racconti che altri ti hanno detto cose loro, io non posso sapere che grado di saturazione tu hai in quel momento. Quindi magari questa situazione di stress la potete superare partendo da voi, dal parlare chiaro. Quando non vi va di vedere qualcosa, ecco, ritiratevi nel vostro regno, per quanto strambo, state da soli. Vi dovete alleggerire. Guardate al futuro, guardate al cielo, cambiate punto di vista. Sì. Quando ho guardato questa carta, mi ha richiamato un pochino l'immagine del matto che ho visto anche nella stesura di prima. Però è un po' troppo composta. Ora torna quest'altra, dove abbiamo un jolly, che poi è Lilith in questo caso in realtà. Però guardate come sembra quasi un jolly. Abbiamo le passioni, abbiamo l'aquila, lo scettro, un'imperatrice, questa Lilith. È un'imperatrice che però ha il volto dipinto quasi un Joker,
Jolly, che sta lì in una posizione che sembra la posizione del loto ed è la conferma di questa necessità di pace interiore, di calma interiore, anche a costo di sembrare bizzarri agli occhi degli altri. Vedete? In entrambe le carte siete sul trono, siete sul trono, siete degli imperatori, imperatrice ed imperatore. Dovete ritagliarvi il vostro tempo, dovete chiudere gli occhi e lasciar correre. Per questa seconda variante la situazione è meno pesante, la prima c'è una situazione veramente molto molto pesante alle spalle perché il contesto è veramente asettico e refrattario e non può aiutare in nessun modo la persona di cui abbiamo parlato a liberarsi. Tutto deve partire da lei, ma da un percorso lungo, che sarà anche lungo nel tempo. Qui invece in realtà la soluzione potrebbe arrivare molto prima, anche se non abbiamo chiesto la soluzione, però questa condizione di malessere è una cosa reversibile, sta a voi, il che non vuol dire che non possiate ricadere in questa condizione, perché nel momento in cui vi ritrovate nella stessa situazione tornano le persone, le pretese e lo stress. Vediamo un po' con i tarocchi di Osho. Vedete? Comprensione. Perfetto, una volta compreso questa cosa, cosa fa questo uccellino? Si alleggerisce. Vedete, va oltre la gabbia, se ne va. Se voi non state bene in quel contesto che vi crea sofferenza, malessere, stress, alleggeritevi e prendete il volo. Allontanatevi, state con i vostri simili, cioè con le persone che sanno essere leggere e sanno farvi essere leggeri. È fondamentale. Ecco, non dovete correre il rischio di rimanere in una situazione in cui non state bene per pigrizia. Questo stress non passerà mai se questa sarà la situazione in cui continuerete a stare. Da quella situazione fate mente locale, raccoglietevi in voi e volatene via. Vedete? Questa è una bellissima carta. Il mondo. Noi siamo il mondo, è vero. Ovunque andrete ci saranno persone, situazioni e momenti, diciamo, favorevoli allo stress, che possono nutrire lo stress, ma dovete trovare un contesto gioioso, cioè la quantità di persone e di relazioni deve essere armoniosa, alla giusta distanza. Ognuno dà la mano all'altro, si è in tanti, però ciascuno intorno a sé, a destra e a sinistra, solo un altro individuo. La catena è unita ed è formata dall'umanità, ma non potete accusare il colpo di troppe persone tutte assieme. Quindi il consiglio è quello di, e dovete decidere in base a come questa lettura risuona in voi e com'è il vostro contesto, la vostra situazione, veramente è questa la carta più che altro del vostro malessere. Il vostro malessere è frutto dello stare in gabbia, di non avere il coraggio di fare questo volo, di alleggerirsi e andare con i propri simili. Io vi ringrazio per aver ascoltato anche questa seconda variante e andiamo con la terza. Che tipo di malessere abbiamo nella situazione numero blu, non numero, color blu numero 3? Allora abbiamo una persona molto dedita al lavoro, che passa le sue giornate, fa tardi in ufficio, che è molto in questo momento trasandata perché non ha il tempo, ma neanche se lo concede per mettere se stessa in primo piano. Probabilmente ci sono delle preoccupazioni finanziarie economiche per cui lei sa che deve fare questo perché ne ha bisogno. Questa è la situazione, il malessere, diciamo, più leggero delle tre varianti, però non vuol dire che sia meno importante. Questa situazione di malessere è dovuta dal fatto che questa persona è esaurita fisicamente. Qui non parliamo di uno stato mentale. Qui c'è bisogno proprio di mangiare meglio, dormire meglio, prendere delle vitamine, fare dello sport, stare all'aria aperta. Questa persona sta sempre chiusa in ufficio. O lavorare a casa, da computer. Questa persona deve rompere questa routine, questo calcolo e deve concedersi dei momenti di riposo. Però proprio per recuperare a livello fisico, perché il rischio è un'anemia, perché poi un forte stress, una forte stanchezza fisica può portare anche poi a dei disordini emotivi, dovuti al fatto che il corpo non riesce a sopperire alle necessità materiali, finiscono le vitamine, finisce questo, quell'altro, c'è un casino ormonale. Problemi col ciclo, cioè questa è una persona che ha bisogno di concedersi un equilibrio nella vita perché a questo momento non ce l'ha, non se lo sta concedendo. Vedete?
ed è molto stanca. Bella questa carta, abbiamo questa Mona Lisa. È come se la sua anima si rivolgesse a lei per chiedergli un momento di pace, però si vede che un po' la necessità, un po' il carattere, una persona corretta, una lavoratrice instancabile, e rimane, il corpo rimane così pietrificato, con quel sorriso ambiguo, le mani incrociate sul petto e non se ne fa nulla, mentre l'anima piange, dice: "Io non ce la faccio più. Io devo riposare, il mio corpo deve riprendersi. Fermiamoci." Questo chiede l'interiorità di questa persona alla persona. Gli chiede un momento di recupero. Ecco, la parola giusta. Abbiamo gli amanti. È come se si fosse interrotto in parte per i doveri il dialogo tra anima e corpo. Qui bisogna tornare a una pacificazione. È necessario che l'anima e il corpo riprendano a dialogare tra di loro. Questo malessere e questa stanchezza, proprio questa debilitazione, come si dice? C'è anche un termine preciso che ora mi sfugge. Però questo momento di forte questo debilitamento, vabbè, scusatemi, sto iniziando a ingarbugliarmi. Comunque. Questo problema legato al fisico stanco e debilitato, per l'appunto, è dovuto anche ad una dissociazione tra la volontà e il desiderio dell'anima e gli obblighi della materia. Il corpo non sta più ascoltando l'anima. Ecco, bisogna ristabilire il collegamento tra l'anima ed il corpo. Bellissimo. Bisogna mettersi in ascolto. Guardate com'è bello, come questo corpo va a sfumare, si alleggerisce, questa mongolfiera che va via, che sembrano i problemi, il lavoro, e mentre qui è tutta preoccupata la persona a fare calcoli, lavoro, bla 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 bla, qua si sta concedendo, sta leggendo un foglietto, come se stesse guardando il cellulare, perdendo tempo davanti al posto di lavoro, si sta concedendo una pausa. E guardate come sorride, come è assorto nei suoi pensieri questo individuo. Guardate quante antennine ha accese a captare tutto ciò che c'è, perché noi dobbiamo recuperare a livello di vitamine, sali minerali, come si suol dire, ma anche di prana, cioè di energia, di come viene definita, l'energia che permea tutto, mi sfugge il nome, comunque non è solo prana, c'è un'altra parola, per dire che tutto quello che ci circonda è energia ed è attraversato da energia, questa energia è una sorta di nutrimento e noi ecco dobbiamo captare quello, dobbiamo riuscire a recuperare, defaticare, ecco, bisogna piano piano defaticare e ci dobbiamo anche alleggerire dagli obblighi. Ah, non avevo neanche notato bene, guardate, anche un piccolo caffè, qualcosa, guardate i foglietti come fuggono via, guardate, che si alleggeriscono. Molto bello. Eh sì, torna la forza, torna il calore, si torna a fiorire, questa situazione presa per mano da questa forza. Sensazione di dovere che sta prosciugando questo corpo, da questa insensibilità del corpo verso le richieste dell'anima che ha bisogno di fermarsi, la necessità di ristabilire collegamento, legame, gli amorosi sensi tra anima e corpo, alleggerirsi e prendere in mano la situazione per rifiorire. Vediamo le ultime carte. Celebrazione. Vedete, concedetevi di ballare veramente sotto la pioggia con gioia. Questo rappresenta la carta. Di essere felici, di essere leggeri e di essere anche un po' meno col doppio petto. Ecco, va bene la serietà, ma fate anche le stronzate, passatemi il termine. Concedetevi veramente anche l'imprevisto. Nel senso positivo del termine, apritevi all'ascolto, siate anima, perché questo terzo malessere è un qualcosa che al momento colpisce il fisico, alla lunga potrebbe debilitare anche l'anima. Guardate che meraviglia, celebrazione, divertimento, leggerezza.
Guardate come sono in contrasto con le carte di prima. Aggrapparsi al passato. Guardate come sono diverse. Se voi rimarrete aggrappati alla visione del mondo che avete, agli obblighi, a questo dover consegnare le carte, i documenti, il lavoro, prima di ascoltare voi, ecco, non riuscirete a porre rimedio a questo malessere. Come anticipato, faremo delle letture in cui cercheremo di capire qual è la strategia adatta per poter uscire fuori e trasformare la situazione di malessere in carburante. Perché malesseri, come tutto il resto, non possono essere annullati. Non è che andiamo lì, vediamo il malessere e via, fuggito. No, noi lo conosciamo, lo indaghiamo, lo approfondiamo e decidiamo che ci facciamo. Il nostro malessere è un fuoco, perfetto, adesso è un fuoco libero, ci sta bruciando casa e non mi sembra il caso, no? Scusate il mio gioco di parole. Come possiamo fare? Prendiamo questo fuoco, lo mettiamo nel forno e facciamo una torta. Trasformiamo quel malessere in una torta, questa torta la regaliamo, trasformiamo la torta in gioia e in dono. Le persone mangiano la torta, erano tristi, diventano felici, mandiamo in giro per il mondo 10 persone felici. Queste persone felici si sentono talmente bene che decidono, poiché hanno avuto un dono, di fare un dono al prossimo. E ognuno lo fa due persone, abbiamo 20 persone che hanno ricevuto un dono. Come è diventato creativo e positivo e fonte di germinazione, di nascita e di crescita, quello che all'inizio era solo un malessere? Bene, questa è la terza variante. Ah, a proposito, mi dovete scusare. Abbiamo saltato la carta per la seconda variante. Ora finiamo qui. Poi recuperiamo un attimo la variante, rimischiamo le carte e vediamo l'arcano che viene fuori. Perdonatemi, sto facendo vecchia, senza nulla togliere vecchi, perché un conto è essere saggi, io sto diventando vecchia perché mi dimentico le cose. Per questa variante, la prima c'era l'appeso, lo ricordo bene. Ecco che meraviglia, la temperanza. La temperanza è una carta che a livello di tempo indica un tempo un po' lento, però di realizzazione. Questa persona con tanta pazienza fa passare l'acqua da una brocca ad un'altra. Questa lentezza è positiva nel senso che è ciò a cui dovete giungere, a rallentare. Rallentare per riuscire a fare meglio, rallentare per colmare la misura a destra e a sinistra. Questa brocca è il vostro corpo, l'acqua è la vostra anima, stessa simbologia di cui abbiamo parlato nella prima variante. Ecco, dovete rinfondere energia al vostro corpo con questo gesto. Mettere, passare, passare, passare e condividere, che torna col discorso di prima del malessere della torta delle persone felici. Dovete così riempirvi e riuscirete a riempire. Questo è quanto per la terza variante. Ora recuperiamo un attimino la variante gialla, ci scusiamo con le persone della variante gialla, torniamo, eccoci qua, sull'ultima carta che avevo messo io come ultima, perché è quella che mi trasmette l'energia migliore, e vediamo un po' quale arcano e quale energia, quale consiglio possiamo aggiungere. O meglio, quale spunto di riflessione? Perché poi non è un consiglio. Quale prendiamo? Che dite? Che dite? Mi fermo, mi fermo. Questa. E mi piace questa qua. Sono bellissimi questi tarocchi. Il Papa. E guardate un po'. La coerenza. Ben quattro carte. Dove abbiamo la persona ferma sul suo trono. Qui. Qui, qui e qui. E abbiamo detto che bisogna fare il passaggio da questo stare fermi inconcludente a questo stare fermi che diventi meditazione per recuperare. E abbiamo il Papa, persona saggia, sul suo trono, sì, di poche parole, ma una persona che comunque ha raggiunto un livello di conoscenza tale da poter poi condividere con gli altri. In questa seconda variante il problema erano proprio gli altri che vi assediavano. Vedete quanti ce ne sono ancora? Ne
torneranno le persone, altro che se non torneranno a chiedere a voi consiglio, perché siete autoritari, siete preparati per poterlo dare, ma voi dovete tornare così, con autorità da papa, non esauriti come siete in questo momento. Quindi dovete recuperare, dopo esservi allontanati, tornate. Dopo i 40 giorni nel vostro deserto interiore, dove affronterete e vincerete le vostre tentazioni, tornerete, sarete nuovamente circondati, ma avrete una nuova posizione. E davanti al Papa si rispetta un'etichetta, non è che io vado e gli rompo le scatole di continuo, cioè c'è un ordine. Avete mai cercato di incontrare il Papa? Devi riempire una lettera e fare una richiesta e aspetti il tempo, e poi ti vengono concessi un po' di minuti, non è che puoi parlarci troppo. Ecco, poi dovete stabilire questo nella vostra vita, quest'ordine, per poter rimanere nel mondo circondati da persone, ma non schiacciati da queste persone e dalle loro pretese. Perché è come se queste persone, ecco il Papa, venissero a chiedervi il miracolo. E quello che ora vi debilita è il fatto che siete circondati da persone che pretendono da voi la soluzione. Grazie. La mia voce è molto provata e mi piace parlare. Non so se vi annoiate nell'ascoltare i miei interattivi, a volte penso, ma forse parlo troppo. E non abbiamo neanche detto tutto, cioè, o meglio, abbiamo detto tutto quello che in un interattivo generale si può dire. Aspetto i vostri commenti, suggerimenti, riscontri. Se vi piace il canale iscrivetevi, se volete gli aggiornamenti spuntate la campanella. Che siate veramente santi e benedetti ogni volta che sopportate una pubblicità, perché è inutile dirlo, sarebbe una menzogna. Anche quello aiuta il canale a sopravvivere, perché, come si dice, la cultura costa. In che senso? Tempo, libri, e poi non si smette mai di imparare. Non siete obbligati, per me potete skippare tutto, entrare, ci mancherebbe. E anzi, mi scuso, perché poi uno comunque sia vive in questi contesti che funzionano così, e le dinamiche dei social, delle relazioni sono anche queste, e sarebbe una bugia dire che anche un piccolo guadagno ottenuto in maniera corretta, cioè non lucrando sulla gente, non rubando niente a nessuno, fa sempre comodo. Sarebbe proprio ipocrisia e bugia dire il contrario. Però fare quello solo per i soldi a me non appartiene. E io spero che voi riusciate veramente a trovare qualcosa di utile per la vostra vita. Io trovo tante cose e tante riflessioni nel leggere le carte per voi, le trovo e le applico su di me. E per il resto spero di riuscire a condividere quel poco che ho metabolizzato, per come l'ho compreso io, dei testi studiati nel corso degli anni. E come metro di giudizio della validità di qualcosa che ascoltate, non solo da me ma da tutti, usate il cuore, o meglio la pancia. La nostra pancia è fatta per sentire gli istinti. E tra gli istinti c'è anche quello di sia sopravvivenza che di fuga davanti a un pericolo. L'anima non è stupida. Se l'anima ascolta una stupidaggine, solo per dire una parolaccia, non è che assorbe il contenuto così, non la fate fessa, passatemi il termine. Come quando vi dicono una bugia e voi mangiate la foglia perché avete capito una bugia. L'anima lo sa se una cosa è veritiera o falsa. Magari può sentire che è vera, ma non ha ancora capito in che senso, quindi la deve approfondire. Ma se l'anima sente che una persona vi sta leggendo le carte, tanto perché l'avete pagata, tanto per mettervi a tacere, lo fa in maniera anche molto asettica, non rispettando la vostra situazione, perché voi non siete un numero fra tanti, voi siete voi e la vostra situazione non è simile a nessuno. Ecco, beh, ponetevi due domande. Quello che vi dico io è tutelatevi. Per il resto vi saluto, un grande bacio e ci sentiamo presto per il prossimo interattivo.